Oggi, amici, è la festa di un grande figlio di San Filippo Neri, San Giovanni Enrico Newman, di cui Papa Benedetto disse: ci ha lasciato un esempio eccezionale di fedeltà alla verità rivelata. Grandi scrittori e comunicatori della sua statura e della sua integrità sono necessari nella Chiesa oggi e spero che molti ne seguano le orme. Ma è importante ricordare, continuava, che egli fu soprattutto un sacerdote, esempio di impegno nella preghiera, di sensibilità pastorale per le vere necessità del suo gregge, esempio di passione per la predicazione del Vangelo. In questo giorno la Chiesa fa memoria anche di un caro amico di San Filippo Neri, San Giovanni Leonardi, uno dei grandi apostoli del secolo della Riforma Cattolica, fondatore dell'Ordine della Madre di Dio e cofondatore del Collegio di Propaganda Fide. Padre Filippo lo accolse a Roma e lo presentò al Papa quando il Leonardi fu costretto a lasciare Lucca per le crescenti opposizioni suscitate contro di lui dalla sua attività apostolica, tutta improntata sulla riforma di vita che il Concilio di Trento chiedeva al clero e ai fedeli. Messer Filippo e Messer Giovanni furono amici, amici in Cristo. Vissero perché Cristo, cercato, amato, servito, fosse al centro di tutto. Di Cristo, diceva Leonardi, l'umanità ha estremo bisogno, perché Lui è la nostra misura. Nel memoriale che inviò al Papa, leggiamo un forte e caldo invito a promuovere tutto ciò che favorisce una vera riforma della vita della Chiesa. Tra l'altro, il potenziamento della catechesi al popolo, la partecipazione preparata ai Santi Sacramenti e tutto ciò che favorisce il rinnovamento del clero. Necessaria premessa, scriveva il Santo, per la riforma anche del laicato. Amici, i nostri santi ci accompagnano. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.